Leggendo a voce alta, scopriamo insieme il piacere della lettura. Piene le carte di confuse parole, tutte sono lacrime amare. Ognuno dice che l'odore è pazzo, chi ne capirà il senso? Chiarita così l'origine della storia di una pietra, non si sa ancora però di chi tradi e di che cosa. Ascolta, lettore. Così dice l'iscrizione. Nel tempo in cui la terra cadeva verso sud-est, là si trovava la città di Gusu e al suo interno il quartiere Changmen, luogo ricco e lussuoso nel mondo della polvere rossa. Fuori di Changmen era la strada Shilijie, dove sboccava il vialetto Renqingxiang, un antico tempio che, dallo spazio stretto dove si trovava, veniva chiamato Tempio di Hurumiao. Presso il tempio abitava un onorevole funzionario di cognome Zhen, di nome Fei, di soprannome Shi Yin. Sua moglie, di famiglia Feng, era intelligente e gentile di carattere, rispettosa dei riti e dei doveri. Anche se in casa non c'era troppa ricchezza, era considerata una famiglia distinta. Zhen Shi Yin era di carattere tranquillo e placido, non desiderava né fama né successo. Gli piaceva curare ogni giorno i fiori, seminare il bambù, bere il vino, recitare versi. Era insomma un sant'uomo. Solo in una cosa era insoddisfatto. Aveva passato il mezzo secolo ed era senza figli maschi. Aveva solo una bambina, di nome Ying Lian, e di 3 anni di età. In un ardente interminabile giorno d'estate, Shi Yin sedeva nel suo studio con un libro in mano. Per la sonnolenza gli si piegò il capo e, senza sapere come, gli parve di camminare fra le nuvole finché si trovò in un luogo sconosciuto. Ed ecco venire avanti conversando un monaco buddista e uno taoista. Il taoista chiedeva: «Dove hai intenzione di andare con questa cosa?» Il buddista ripose sorridendo: «Sta tranquillo, proprio oggi si deve decidere una storia d'amore. Gli amanti stanno per reincarnarsi e approfittando dell'occasione prenderò questa cosa e la metterò fra loro, perché vada a passare la sua esperienza». Il taoista disse: «Dunque oggi ancora degli amanti appassionati si reincarneranno, ma da dove vengono e dove cadranno?» «È una storia divertente», ripose il buddista. Dopo che a suo tempo non fu usata da Nüwa, questa pietra se ne andò vagando. E un giorno arrivò dalla dea Qinghuan, che conoscendo la sua origine singolare, la trattenne nel palazzo della Rossa Aurora e le diede nome Spirito Cristallino Guardiano del Palazzo. Spesso camminava a occidente, sulla riva del fiume delle anime. Lì, presso le pietre delle tre vite, vide la pianta immortale Vera Vermiglia, gentile e amorosa. La innaffiò ogni giorno con dolce rugiada e così essa poté durare mesi e anni. Già dotata dal cielo e dalla terra, nutrita di dolce rugiada, deposse infine il suo involucro fisico di pianta e rivestita forma umana si incarnò in un corpo di fanciulla. Il giorno intero adesso va errando verso i confini del cielo della separazione. Mangia il frutto della passione segreta, beve l'acqua della malinconia. Si angoscia di non aver ancora compensato la bontà di chi l'innaffiò, fino a farsene un'idea fissa, e dice sempre: «Non so come compensarlo per la rugiada che mi ha offerta. Se prende forma d'uomo nel mondo, andrò con lui a passare il mio periodo e lo compenserò con tutte le lacrime della mia vita. Così sarà ripagato». Ora sono stati raccolti alcuni amanti appassionati da mandare giù nel mondo per vivere il destino illusorio, e fra di essi è la pianta immortale Vera Vermiglia. Già che anche questa pietra oggi deve scendere nel mondo, la riportò davanti al giudizio della dea Qinghuan, perché la registri e mandi anche lei con le anime amorose, e la faccenda si concluda. «È davvero divertente», disse il taoista. «Non avevo mai sentito parlare di compenso con le lacrime. Ma allora perché non scendiamo anche tu e io nel mondo per liberare qualcuno di loro dalla forma dell'esistenza terrena? Non sarebbe un'azione virtuosa?» Il buddista ripose: «Proprio quello che anch'io intendevo fare.
Ora vieni con me al palazzo della dea Jinghuan a consegnare questa stupida cosa. E poi, quando le anime degli amanti scenderanno nel mondo, entreremo anche noi due. Una metà di loro è già entrata nella vita terrena, le altre non si sono ancora raccolte. Già che è così, verrò dietro a te, fece il taoista.